Wahey, Cooge, ben ritrovati dal vostro Andrea Nicolantuno su LBX Little Butler's Experience. Cominciamo un nuovo capitolo, dovrebbe essere il capitolo 6 se non erro, o forse il 7. Non ricordo più davvero, mi sto confondendo con i capitoli. Il 5 era quello del torneo dell'oltre... No, il quinto era quello del palazzo di Silian Kaido. Mentre questo è il sesto, giusto? The Fated Tournament. Perfetto. Artemis. Ora vorrei sapere però chi è quel ragazzo rinchiuso in quella capsula con soluzione salina, probabilmente. Tipo isottolio, anzi no, isottaceto? Sottaceto, però no, c'è l'aceto. Isottosale. Isalamoia, ecco, e quello era un ragazzo in salamoia. Il futuro del boom delle nascite sarà risolto con i ragazzi in salamoia. Dicono che la natalità in Italia è molto bassa, quindi probabilmente verrà risolta in questa maniera, con i bambini in soluzione salina. Ma concentriamoci sul gioco ora. Probabilmente abbiamo detto a Ken Navarro che il nostro padre ha nascosto il codice per il motore perpetuo all'interno del primo premio del torneo Artemis di quest'anno. A dir poco sorprendente. Ad ogni modo è davvero una bella notizia sapere che tuo padre sta bene. Sì, e non intendo lasciarmi sconfiggere da nessuno al torneo. Devo recuperare Metanoia GX. Van, dobbiamo allenarci il più possibile prima dell'inizio del torneo. Può aiutarci, maestro? Ma io sono più forte di lui. Il livello degli spionti sarà ben più alto che a Torneo d'Oltretomba. Non sono sicuro di esserne all'altezza. Maestro, non mi dica che ha paura. Non esageriamo, Kazuya. Però... se solo avessimo un giocatore di LBX di fama mondiale ad aiutarci, sarebbe tutto molto più semplice. Ehi, ma ce l'abbiamo e come? Non vi siete già scordati del giocatore leggendario, vero? No? Ma certo, possiamo chiedere aiuto a Lex. Beh, stava lì tranquillo, quello, aspettare. Ottima idea. Van, non perdiamo tempo, andiamo a cercare Lex e chiediamogli se può aiutarci. Probabilmente non potrà. E a Blue Cats Caffè. Aspetta Van, porta questo con te. Che cos'è, maestro? Si tratta di un kit armatura, usalo per modificare il tuo LBX. Puoi scegliere se rafforzarlo o alleggerirlo, sì! Rinforzandolo potenzierà la difesa ma sarà più pesante, alleggerendolo ridurrà il peso ma anche le difese. Però forse è più leggero, consuma anche meno batteria, è questo che mi stai dicendo? Andiamo un attimino allora a vedere il mio LBX, sono curioso ora. Se me lo alleggerisce penso che sia un'ottima cosa, perché rapidità di... Va bene, per il momento lo lascio così, anche perché non capisco che parti mi ha dato. Armatura, ma non esiste. Aspetta, sto carico con la manutenzione, non serve. Ok, sapete che faccio? Magari con calma mi vedo quali parti comprare per rendere più veloce l'LBX o LBX. Si dovrebbe dire LBX, devo abituarmi a dire LBX, perché X non si legge. È chiuso, in effetti Loas? Cos'è? Ah, ok. È stata messa fuori combattimento dai sostenitori della nuova Alba. Chissà dove sono Tyler e Lex. Andiamo a cercarli al quartier generale dell'OAS. Buona idea, non concluderemo niente restando qui, tanto vale continuare a cercarli. Ma se Loas è stato chiuso, non potrebbero essere al quartier generale, no? Non ha senso, l'hanno occupato i nemici, quindi andando al quartier generale non faremo altro che fare il gioco dei nemici. Questo personaggio qui, per esempio, che ha capelli viola, è doppio, però ha preso una strada diversa dall'essere il capo di un'organizzazione criminale. Ah, sì, spoiler Vento Aureo, tanto per gradire. Cioè no, spoiler, oramai l'episodio è uscito, quindi che spoiler è? Ah, eccoci qui, salve! Che c'è? Se non avete niente da fare, fareste meglio di andarvene. Non è un posto per ragazzini. Oh, scusa, amico, ci siamo solo persi, tutto qui. Beh, perdetevi da qualche altra parte. Pezzo di cacca. Non si può entrare, sarà meglio andare, ma così me lo dici? Ok. Sono stufo di questi sostenitori della nuova Alba. Come ho sono impadronisti così del nostro quartier generale. Sono davvero sfrontati. Cosa facciamo? Non lo so. Possiamo andare al mio nascondiglio. Chissà, forse nel frattempo è arrivata qualche notizia utile. E andiamo al nascondiglio. Però aspetta, non dirmi che... No, eh? E invece è come penso. C'è pericolo, ma perché c'è pericolo?
Non ha motivo di esserci, oramai ci siamo sba... Cioè, abbiamo sconfitto Hans. Anzi, è il nostro amico. Però in realtà non c'è nulla. Ditemi che non ci sono sfide, per favore. Forse non ci sono. C'è andata bene. Eccola qua la combriccola, va. Bon. Gabe, ragazzi! Beh, allora avete notizie di Tyler? Zero. Niente, non c'è speranza che si facciano vivi così presto. Benji, voi avete scoperto qualcosa? Niente di niente, capo. Capisco, non ci resta che aspettare. Forse dovremmo arrenderci. Cosa? I sostenitori della Lavalba sono troppo forti per noi. Non possiamo fare poi molto. Possiamo e come, invece? In che modo? Secondo l'articolo 2 del regolamento ufficiale del torneo Artemis, ogni concorrente qualificato può scegliere di fare squadra con un massimo di altri due giocatori. Davvero? Aspetta un secondo, questo vuol dire... Esatto, noi tre parteciperemo come un'unica squadra. E vinceremo, non è vero Van? Puoi dirlo forte. Sarà la sfida più dura che abbiamo mai affrontato, ma non permetteremo che la Navalba prenda in metanoia GX. Ammettiamolo, Van non ce la farebbe mai senza noi due. Sì, tranne le varie volte che i vostri LBX sono andati distrutti, mentre il mio no. E con noi ovviamente Kazuya intendeva me. E così formerete un'unica squadra. Sinceramente. Sì. È da parte di Lex? Davvero? Sì, ma certo. Che cosa dice? Vuole che andiamo nel seminterrato del Blue Cats Caffè. Allora non perdiamo altro tempo. D'accordo, andiamo. A più tardi. Tre ragazzini contro i sostenitori della Nuova Alba. E non hanno neppure tentennato per un attimo. Hanno coraggio da vendere. Dovresti imparare da loro. Sì, però tu non è che ti sia fatta avanti, eh? Quindi non è che anche tu abbia molto coraggio, signorina. Ci vorrebbe tipo una mappa come Nazume Eleven Go che premi X e... No, che premi Y e ti apre direttamente tutta quanta la mappa di giochi. Invece qua ti devi fare una scarpinata fino al luogo nel quale ti devi recare. Ma il caffè è chiuso, no? Vuoi andare all'oltretomba? Insomma, non è proprio tanto carino il modo in cui ce lo dice. Qui? Eccovi qui. Lex, da quanto tempo? Da pochi giorni. Sono felice di vederti, Van. Anche Tyler è qui? Sto correndo di qua e di là per la ricostruzione dell'OAS. Capisco. Mi piace il tuo sguardo, Van. È quello che speravo di vedere. Che intendi? Dopo tutto quello che è successo non ti sei arreso. Ti si legge negli occhi. Ma certo, ho ritrovato mio padre quando avevo perso ogni speranza di rivederlo. E papà ha dato a me l'incarico di salvare il mondo. Quindi non vuoi perdere tempo, eh? Già. Molto bene, allora. Prendi il tuo LBX. Al torneo Artemis affronterai degli avversari davvero tosti. Giocatori che hanno vinto tornei in tutto il mondo. Wow! Dovrei essere pronto a tutto. Perciò ora ti insegnerò una nuova modalità di attacco speciale. Il vortice letale. Il vortice letale? Che cos'è? Si tratta di una modalità di attacco speciale per le aste. Quindi per iniziare equipaggiane una. Ma ricorda, Van, la sua riuscita in battaglia dipende solo da te. Sono pronto! Davvero, sono pronto. Ok, un'asta ce l'ho già equipaggiata. Torna da me quando l'avrai fatto. Ma... Ah, ho messo la spada, ho messo. Ah, ok. Eccola qua, asta di Sterope. Che poi paralizza anche, eh. Sei pronto a cominciare? Sono pronto. Prima di tutto dal menu principale seleziona personalizza, poi attacchi speciali. Ok, le icone a forma di rombo sono di stella sono affiancate da un numero. Il numero di ciascun tipo di attacco speciale che puoi equipaggiare al momento. Ok, devo equipaggiare un solo attacco che abbia la stella vicino. E stoccata fulminea ce n'ha... No. Eccolo, questo qui. Lo mettiamo qui. Ok, allora questo lo mettiamo qui. Perfetto. Tutto pronto per iniziare? Ok, proviamoci. Quindi,
Alleati con l'ex Sandunasta. Mi serve almeno un attacco che abbia la stellina. Equipaggio la memoria centrale con uno slot libero. Dunque, ora non ho più nessun... Ok, devo essere senza attacchi speciali praticamente. Cosa? Perché? Cioè, ho dovuto togliere tutti quanti gli attacchi speciali per far funzionare questa cosa? Vediamo come funziona. Ok, attiva attacco speciale, ma se non ce l'ho... Va bene. Ok, perché non cominciamo? Vabbè, facciamo un po' una cosa. Ok. Quindi devo caricarmi per avere l'attacco speciale, mi stai dicendo? Vabbè, vediamo, proviamoci un po'. Ok, sto ad uno di carica, quindi... Ora? Che mi ha quasi ucciso però. Ok, ora che sono carico a 3, se non sbaglio, sono arrivato. Sembri pronto. Ok, rilascia tutta l'energia concentrata in un colpo. Ah, quindi quando arrivo a 3 posso rilasciare il vortice letale? Perfetto, devo portarlo a metà vita e poi dopo facevo l'attacco. Ok, ci sono, ci sono. Però quando arrivo al massimo. E devo avere almeno uno slot libero. Ma ce l'avevo anche prima. Non riporta, qualcosina non riporta, eh. Non è stato semplice. Sapevo che ci saresti riuscito. Ricordati di utilizzarlo al momento giusto. Continua ad allenarti. Devi prepararti a quello che ti aspetta. Grazie Alex, ti prometto che migliorerò. Devo dire che sono geloso. E ho avuto l'opportunità di imparare una modalità di attacco speciale con Lex. Non succede tutti i giorni. È stato fantastico. Anzi, dovremmo iniziare a prepararci. Ma? L'OS sarà anche andata distrutta, ma abbiamo perso solo una battaglia. Non significa che abbiamo perso la guerra. Per questo parteciperò con Hans al torneo Artemis. Insieme possiamo fermare i sostenitori della nuova Alba. Non andarci piano con il torneo se ci incontreremo in battaglia, perché noi non lo faremo. Ci speravi, eh? Ti ho già battuto una volta, sono pronto a replicare. Ok, dovremmo cominciare ad allenarci, non manca molto al torneo. Giusto, diamoci dentro. E questo è lo spirito giusto. Certo che lo è. Quindi ora alleniamoci almeno fino al livello 30, perché sono al livello 27. Vuoi salvare? Sì, e concludiamo anche questo episodio un po' cortino. E più che altro sapete cos'è? È quasi mezz'ora di registrazione ma l'ho persa andando in giro. Perché come ho detto appunto non si possono saltare, non puoi saltare con la mappa di posto in posto ma devi muoverti fisicamente. Beh, quello che è successo di importante è che abbiamo imparato un nuovo attacco. Tutto qui. O meglio, tutto qui. Beh, tanta roba il nuovo attacco. Comunque sia, voglio un attimo iniziare il nuovo, la nuova parte di questo capitolo in modo da potermi poi allenare. Quindi vediamo un po' che succede. Come la sua istruzione è capace di reagire indipendentemente, ma può anche essere controllato a distanza? Eccellente. Quando termineranno le operazioni? Salvo complicazioni, potrebbe essere tutto pronto già questa sera. E in quanto a prestazioni? Non ci farà noi. Una volta ultimato sarà impossibile dire che ha qualcosa di strano. L'LBX o quel ragazzo in salamoia che abbiamo visto a inizio capitolo? Il giorno del torneo Artemis! Wow, ora però ho voglia di giocare. Siamo al torneo. No, devo allenarmi un attimino fino al livello 30 almeno. Vanno, manca pochissimo. Ragazzi, non sono quasi riuscito a dormire per l'agitazione. Anch'io.
Non posso credere che questo giorno sia arrivato, finalmente. Muovetevi! Dobbiamo registrarci in tempo se vogliamo competere. Andiamo allo stadio di Artemis. Va bene! Lo stadio di Artemis è stato aggiunto alla mappa di Tokyo. Bene, Cuggio, questo episodio termina qui. Probabilmente ne caricherò un altro molto prima di quanto io possa immaginare. Non so come, ma qualcosa mi inventerò. Allora, andiamo da Cuggio. Io, come sempre, vi ringrazio per aver seguito questo episodio di LBX Little Battlers Experience. Come sempre, vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo, come sempre, al prossimo video. Bye bye!